Guarda, ci vedi? Non si vede niente. Aspetta, guarda, Vedi? Questo foglietto è della Santa Messa di domenica 23 febbraio 2020, Campocavallo di Osimo. Questo foglietto è della Santa Messa. Adesso che non ci sono più le sante messe per volere del demonio, ci manca un bel po', a me mi manca tantissimo, tantissimo. Adesso che ci manca, è possibile capire l'importanza della messa, l'importanza della celebrazione eucaristica. È proprio adesso che ci manca tanto, perlomeno a me. Dopo c'è chi è che gli manca, accompagna a me, e c'è chi è che invece non gliene frega niente, perché non c'è andato mai oppure non c'è andato quasi mai. E quelli insensibili non interessa, ma quelli sensibili, le persone sensibili, che sanno quanta importanza è la santa celebrazione eucaristica, allora ci manca. A me, per esempio, mi manca tantissimo. Oggi è una domenica, ho passato una domenica senza messa, è un incubo, eh. È l'incubo degli incubi. Per causa di questo virus maledetto che purtroppo è entrato a far parte della nostra vita, della vita di tutti gli italiani. Ha colpito tutto il mondo. Pensa tu, si è sparso in tutto il globo terrestre. Quindi non è possibile per via dei sternuti o per via dei contatti, non è possibile. È per via dell'irrorazione chimica nel cielo. Mi viene da dire così perché non è possibile che fino a un mese fa era solo in Cina, adesso è sparsa in tutto il mondo. Com'è possibile? Potrebbe essere possibile una roba del genere? Allora è semplice, no? La risposta viene spontanea. Perché? Perché le persone viaggiano. Ci sono state persone che hanno viaggiato tramite con l'aereo oppure col treno, si sono spostati da un paese in altro e a forza da sternuti tutto un continuo a rotta di collo, si è attaccati questo virus batteriologico. Questa è l'unica spiegazione. Però secondo me è la causa primaria dell'irrorazione chimica nel cielo. Per avere invaso di tutto questo inquinamento e di questo virus tutto il globo terrestre. Perché questo virus si è propagato talmente veloce che nemmeno ci siamo resi conto. Manco il tempo da viaggiare con l'aereo ci è voluto. Quindi è ovvio che è per causa dell'irrorazione chimica. Quindi adesso stiamo tutti tribulà. A tribulà, le strade è vuote, non passa più nessuno. Mi guardi ne storto pure se sto dentro la macchina. Pensa, oh, la gente mi guarda storto. Dopo chi è che porta in giro i cani? Lupone ne fa perché è giustificati dal fatto che i cani devono fare i loro bisogni. Dopo, appena hanno fatto i loro bisogni, bisogna ritornare dentro casa. Io sono sotto casa dentro la macchina perché tanto la proprietà mia è anche dentro la macchina. È come casa, è come se stassi dentro casa. Non mi pone né di niente nessuno. Basta che non mi muovo fuori dalla città di residenza. Pensa. E hanno chiuso pure il monumento, il parco del monumento è stato chiuso. Hanno chiuso i cimiteri, non c'è più i funerali, non c'è più nessuna messa. È proprio una situazione che mai abbiamo vissuto prima. Mai. Ora l'ho incazzato questo, mi guardava perché c'è un libro della messa. Cos'è? Un diavolo, eh? Madonna, va via, diavolo!
Allora, te voglio dire che noi con questa situazione, se rimaniamo dentro casa, è ovvio che diventiamo depressi, come ho detto oggi nel rosario giornaliero dentro casa, no? Che ho fatto dentro casa. Adele, dico un altro dentro la macchina, proprio per tirarmi su de morale. Perché noi tutti dobbiamo tirarci su di morale. Lascia perdere come mi spiego, che mi spiego male, non fa niente. Come mi spiego, l'importante è che si capisce quello che voglio dire. In con me, bene o male, si capisce. Noi ci dobbiamo tirare su de morale, perché su virus prima o poi finirà. Anche se saremo infetti, però ci potremo pure curare. Non è che non ci potremo curare. È un'influenza che chiappa i bronchi, che chiappa i polmoni. Non tutti ci muore da s'influenza. Ce n'è tanti che si guariscono. Quindi noi dobbiamo pensare a guarire. Prima di tutti dobbiamo pensare a non contaminarci, a stare attenti a non prendere su virus. Però se il virus ci viene, come dobbiamo fare? Ci dobbiamo curare. E dobbiamo assolutamente stare su de morale. Perché se no ci viene la depressione. Io sto a casa, non guardo manco la televisione. Non guardo niente, manco il computer. Creo produzioni video e basta. Non vedo, non guardo manco i video sul computer, niente, niente. E così dopo vado in depressione, perché non mi divago nemmeno di un film. Arababbo, in canottiera è venuto giù. Oggi è freddo. Guarda che roba. È venuto giù in canottiera, puretto, per buttare via la riciclazione, il coso lì, l'umido. Lo potevo buttare via pure io, eh. Dopo. Però non aspettate nessuno. Comunque, quello che dico io è che è sacrosanta verità e è una cosa che tutti noi dobbiamo fare, e cioè tirarci su di morale, perché se ci buttiamo giù è finita, è finita. Io oggi mi sono buttato giù un bel po' di morale. Perché non posso scappare da casa, non posso andare da nessuna parte, non posso andare a trovare i miei cugini. Vai a fare spesa una fila di mezza giornata, tutti di fuori, aspettare, ognuno distante di 3-4 metri dall'altro, per non più al virus. Proprio fa diventare disperati questa situazione. Dove vai, devi fare la fila di mezza giornata, de fora al negozio, de fora alla posta, de fora da ogni attività, per esempio la farmacia. Oggi c'era, siccome devo andare a prendere le medicine, quindi cosa, vado a fare la fila, una fila di mezza giornata, sono stato lì 3 ore. Aspettà che arrivasse il turno mio da andare dentro, da bucca dentro. È incredibile, guarda, è incredibile come ci siamo ridotti, che umanità. Vedi, basta un piccolo virus che già mette a KO la popolazione. Un piccolo virus. Vedi, tutta sa forza, tutta sa superbia che c'ha l'uomo svanisce. Fa puff in un attimo, svanisce tutto in una bolla di sapone, perché basta un niente, un non nulla per farlo fuori all'essere umano. Basta un virus per far fuori a tutto il genere umano. Allora, ritorniamo in noi. Cerchiamo da prendere consapevolezza di quanto è importante il corpo di Gesù. Quanto è importante la messa, che adesso ci manca. A me mi manca. A me mi manca un bel po'. Dopo chi è che non ci andate mai?
E non gli manca. Non gli manca. Così è. Allora beati per coloro che non gli manca. Che devo dire? Beati quelli che non gli manca la messa. Io non sono tra quelli beati. Anzi, a me mi dispiace tantissimo. Se non fosse per il Santo Rosario, ci andavo in depressione io per sta faccenda qui. Perché mi ha dispiaciuto talmente tanto che non c'è la messa, che mi fa sta male sta faccenda qui. Perché? Perché capisco l'importanza del corpo di Gesù, l'importanza del nutrimento di Gesù, Eucaristia. Lo capisco quant'è importante, perché ogni domenica io mi ricaricavo le batterie. Avevo cominciato pure tutti i giorni a andarci, ma il volere del demonio non ha voluto e adesso ha bloccato tutte le messe in tutto il mondo. Pensa tu che roba. Il demonio sembra che vince, ma noi due mo dà la vinta, perché Gesù ha sconfitto il maligno, ha sconfitto la morte. Quando Gesù è morto in croce, ha sconfitto la morte. Ah, te dirai, ma com'è possibile che ha sconfitto la morte, che tutti noi dobbiamo morire fisicamente? Ma non nell'anima. Ma quello che importa è il fisico, mi dirai, no? Però se l'anima non muore, se ci affidiamo a Gesù, non muore l'anima, noi siamo eterni, viviamo in eterno per merito di Gesù. Se non era per merito di Gesù, morivamo in eterno, sia fisicamente che spiritualmente. Però per merito di Gesù viviamo in eterno spiritualmente. Poi quando ritornerà dal cielo a risorgere i vivi e i morti, il suo regno non avrà fine, allora risorgerà pure i corpi, dal nulla, dalla polvere, dalla cenere. Ma prima del suo ritorno, della sua venuta, noi ci avevamo Gesù nell'Eucarestia. Potevamo cibarci del corpo di Gesù. Adesso no, nemmeno quello. Ci ha privato pure di questo il demonio. E allora noi lo dovemmo mitragliare. Non ci rimane altro che mitragliare l'inferno con il Santo Rosario. Mitragliare il demonio con il Santo Rosario. Tutti i giorni. Così acquisiremo la parola più giusta, pace, protezione e liberazione dal male, perché è come un esorcismo il Santo Rosario. Perché a me non mi sopporta quasi nessuno per la recitazione del Santo Rosario? Non mi sopporta nessuno. Quasi nessuno, dico, non proprio nessuno, perché c'è quei 200-300 persone che mi seguono col rosario e lo fanno insieme con me, lo recitano insieme con me e io sono soddisfatto, sono contento, perché so che fa bene. Quindi qualcosa che porta il bene è giusto condividerlo e lo condivido. Però perché la maggioranza di coloro che mi seguono non lo recitano con me, anzi mettono avanti? Perché gli dà fastidio, è un fastidio per loro. Perché sono infetti dal maligno, che gli dice non recitare il rosario, perché è un'arma contro di me, quindi non la recita se vuoi sta con me. Gli dice così il maligno, a coloro che non lo vogliono recitare il Santo Rosario e non capiscono l'importanza che c'è, che è una arma. Non è una preghiera, è un'arma. È un'arma molto importante e fondamentale per la storia della vita dell'uomo qui sulla terra. Guarda, l'irrorazione chimica porta le malattie, porta i virus. Guarda un po'. Guarda che roba, oh. Incessante, continuamente, giorno e notte. Vedi l'irrorazione chimica dopo quella? Aumenta sempre di più,
si stratifica nel cielo. Guarda che roba. E ci porta i virus. Vedi sti dannati assassini demoni che ci portano i virus? Vedi come fanno? Ci vedi? Dopo i cieli tutti grigi, lattiginosi, noi stiamo male sempre di più. Noi stiamo male sempre di più, ci ammaliamo di tutto di più. Viene tumori contro tumori. Un macello. E poi piagnemo. Però dimo che non è vero l'errorazione. Si dice pure che non è vero. Non è vero, ma te, quelle sono nuvole. A me mi viene a dire, quelle sono nuvole. Vabbè, saranno nuvole, però artificiali, chimiche, formate da una soluzione chimica. E stiamo male. Riflettiamo un tantini, cerchiamo da prendere consapevolezza che siamo avvolti dalla tenebra oscura. Una guerra batteriologica, una guerra chimica. L'aria è tutta rarefatta per sti agenti chimici che buttano in continuazione. Svegliamoci un tantini dal coma. Stiamo in un coma profondo a non vedere sta roba lì, sta porcheria che buttano in l'aria. E questi i virus, e queste nuove patologie, e queste le malattie che noi ci respiriamo. Dopo chi è che ha poche difese immunitarie si ammalano subito. Dopo chi ha la bronchite, la broncopolmonite e morene. Chiappa sui bronchi, adesso virus. Sui bronchi. Quindi il virus è stato propagato nell'aria. E chi è che ancora non gli ha preso il virus? E perché c'ha le difese immunitarie alte. Ma a forza da respirare sta rubaccia, sta porcheria, prima o poi si sbassa se difese immunitarie. E dopo c'entreranno e si ammaleranno anche coloro che hanno le difese alte. E tanto purtroppo la respiriamo sta porcheria che buttene sti diavoli indemoniati. E adesso stiamo a tribula tutti e non ce ne rendiamo conto. Non dobbiamo assolutamente permetterci da buttarci giù de murale. Dovremmo sempre sperare in un miglioramento. Io lo dico per prima persona. Speriamo in un miglioramento. Cerchiamo da fare del tutto per migliorare la situazione, per quanto ci è possibile. Non facciamo la nostra parte. E gli altri faranno la loro parte. Cerchiamo da volerci bene, da recitare il Santo Rosario giornaliero e da affidarci specialmente e soprattutto a Gesù. Perché sembra che Gesù non ci ascolta, ma siamo noi che non ascoltiamo a Gesù, siamo noi che non abbiamo ascoltato l'amore, la misericordia, la pace, il perdono. Che il perdono e la misericordia è uguale. È l'uomo che è ingrato. È l'uomo che non ha ascoltato a Gesù. Perché Gesù ci ascolta. Gesù ci ama. Mica è colpa di Gesù del virus, è colpa del demonio. La causa è dell'uomo ingrato che ha ascoltato al demonio che spruzza tutta sta porcheria nell'aria. Per creare nuovi virus, nuove patologie e nuove malattie. Ecco qua. Quindi cerchiamo in ogni modo possibile
da farci coraggio che domani arriva maggio, domani aprile e poi maggio. È un detto, è un detto. Però te voglio dire, facciamoci forza, facciamoci coraggio e andiamo avanti confidando in Gesù, affidandoci a Lui e recitando il rosario per contrastare il maligno che vuole vincere o vuole vincere, vuole averci la rivincita, ma sa rivincita non ce l'avrà, anche se colpirà quasi tutto il mondo sto virus, però non ce l'avrà la rivincita perché Gesù l'ha sconfitto con il sacrificio di se stesso per noi, si è sacrificato Lui stesso per noi e ha sconfitto la morte. Quindi noi siamo vittoriosi se ci affidiamo a Gesù, solo se ci affidiamo a Gesù siamo vittoriosi. Non saremmo vittoriosi se non ci affidiamo a Gesù. Ricordamocelo. Quindi adesso recitiamo il Santo Rosario prima che mi si fa notte, che il sole tramonta. Recito il Santo Rosario dentro la mia macchina, dentro la mia proprietà, dentro la mia casa. Questa è come casa mia. Sta sotto casa mia la macchina, parcheggiata. E poi, oltretutto, noi possiamo anche recitare la coroncina della Divina Misericordia, come ho fatto stamattina, in quell'altro video, che tanto non me li guarda quasi nessuno, però quei pochi che mi seguono, pochi e buoni, hanno un sistema che permette di proteggersi e ritrovare la pace interiore. E cioè il rosario e la coroncina ci fanno ritrovare la pace interiore. Facciamoci caso, se tu lo reciti con me o senza di me, da solo, da sola, tu ritrovi la pace interiore con il Santo Rosario, anche con la coroncina, però soprattutto con il Santo Rosario. Il massimo sarebbe il Santo Rosario e la coroncina, tutte e due insieme. Si trova una pace interiore, perché sono parole dettate dal cielo. La pace interiore. Quindi cerchiamo questa pace interiore recitando il Santo Rosario e la coroncina della Divina Misericordia. Gesù, vieni a salvarci. Signore, vieni presto in nostro aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Stamattina ho fatto i misteri della gloria, adesso voglio fare i misteri della luce. Perché la luce ha sconfitto le tenebre. E questa luce chi è? Gesù. Gesù è la nostra unica luce, che ci possiamo illuminare l'anima e il cammino verso il paradiso. Solo con Gesù, per intercessione di Mamma Maria. Invochiamo lo Spirito Santo che scenda su di noi e agisca su di noi. Vieni, o Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce di cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli, senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Manda il tuo spirito e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra. Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù nelle acque del Giordano, del fiume. Appena battezzato Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono per lui i cieli ed egli
vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento». Adesso leggo la meditazione e poi iniziamo il Santo Rosario. Lo Spirito Santo sotto forma di colomba si è posto su Gesù mentre egli usciva dalle acque del Giordano. Potremmo definire Gesù il nido dove lo Spirito Santo ha piacere di posarsi e rifugiarsi. Anche noi siamo divenuti nido dello Spirito Santo, quando attraverso l'unzione con il Sacro Crisma nel rito del nostro battesimo abbiamo ricevuto il dono dello Spirito. Ed anche per noi i cieli si sono aperti e Dio Padre ci ha rivolto la stessa espressione di compiacimento. Tu sei il Figlio mio prediletto. La risposta a tale predilezione deve essere da parte nostra l'impegno a vivere il nostro battesimo, la costanza nell'assomigliare a Gesù, perché il Padre possa riconoscere in noi il suo stesso Figlio prediletto. Diciamo insieme il Padre nostro e 10 proiettili contro il demonio, 10 Ave Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel secondo mistero della luce contempliamo le nozze di Cana. Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Allora, proprio apposta per questo mistero, che la madre di Gesù ha avuto fiducia di Gesù,
e si è affidata al massimo a Gesù, noi tutti dobbiamo fare come Mamma Maria, affidarci al massimo di Gesù, perché Gesù fa prodigi e miracoli. Infatti, qui ha trasformato l'acqua in vino, per merito dell'intercessione di Mamma Maria. Quindi chiediamo a Mamma Maria di intercedere presso Gesù affinché questo virus fosse annullato, fosse eliminato. Chiediamo allora a Gesù di liberarci da questo virus. Gesù, liberaci da questo virus. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel terzo mistero della luce si contempla l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Il primo annuncio di Gesù è la richiesta di conversione, perché il regno dei cieli è vicino. Conversione è puntare tutto verso Lui. E anche se questo impegna, la posta in gioco è alta. Il regno dei cieli, in un altro passo evangelico, Gesù dice che il regno dei cieli appartiene solo ai piccoli, cioè agli umili, a chi si abbandona e si fida di Dio. I piccoli sono anche quelli che con franchezza dicono la verità. È quello a cui siamo chiamati anche noi, annunciare con la verità della nostra vita che il regno dei cieli è già qui. Solo l'amore per la salvezza nostra e dei nostri fratelli ci deve spingere a volere a tutti i costi la conversione per tutti, perché tutti possiamo ritrovarci nel regno che Cristo ha preparato per noi, e cioè il paradiso. Chiediamo a Gesù la grazia di donarci il dono
della speranza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel quarto mistero della luce, contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro una voce dalla nube che diceva: «Questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo». Il sole e la luce, ai quali assomigliarono il volto di Cristo e le sue vesti, ci fanno pensare allo stesso sole e alla stessa luce ai quali assomigliò il momento trionfale della resurrezione di Gesù. La trasfigurazione davanti ai tre discepoli, che formano una comunità, sta a significare un'anticipazione di tale momento salvifico. I discepoli dovranno ricordare, e anche noi dovremmo, che se Gesù si trasfigura, è perché vuole dargli forza nei momenti di smarrimento, di sofferenza e di morte. Questi non saranno mai l'ultima parola. L'ultima parola è sempre di Dio, ed è una parola di sole e di luce, quindi una parola di vita. Purtroppo i discepoli fuggono di fronte al dolore e alla morte di Gesù, proprio perché dimentichi di questo momento glorioso vissuto insieme al Cristo sul Tabor. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel quinto mistero della luce, contempliamo l'istituzione dell'Eucarestia. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti per il perdono dei peccati». È Gesù che non vuole separarsi da noi e lo fa rimanendo con noi nell'Eucarestia. Quando si ama davvero un amico, si fa di tutto per rimanergli per sempre accanto, perché non resti solo. Ed è nell'Eucarestia che si realizza la parola di Gesù: «Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo». Non può mancare il nostro appuntamento con questa reale presenza di Gesù, sia per nutrirci di Lui, sia per rimanere con Lui in adorazione e contemplazione. Solo così potremo conoscerlo e parlare di Lui. Non si può parlare di una persona per sentito dire, ma solo frequentandola. L'Eucaristia sarà per noi quella strada sicura che ci porterà verso il cielo. E adesso nemmeno quella c'è, nemmeno l'Eucaristia. Quindi rimaniamo vicini, tutti quanti spiritualmente, anche se non possiamo stare vicini fisicamente, rimaniamo vicini spiritualmente affidandoci a Gesù, confidando in Lui e recitando il Santo Rosario ogni giorno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi, piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo quest'esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O Clemente, o Pia, o Dolce Vergine Maria. Adesso un Padre nostro, un'Ave Maria, un Gloria al Padre, per le intenzioni della Madonnina. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ed ora diciamo insieme le litanie alla Madonnina. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi, Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi, Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi, Santa Maria, prega per noi, Santa Madre di Dio, prega per noi, Santa Vergine delle Vergini, prega per noi, Madre di Cristo, prega per noi, Madre della Chiesa, prega per noi, Madre della Divina Grazia, prega per noi, Madre Purissima, prega per noi, Madre Castissima, prega per noi, Madre Sempre Vergine, prega per noi, Madre Immacolata, prega per noi, Madre Degna d'Amore, prega per noi, Madre Ammirabile, prega per noi, Madre del Buon Consiglio, prega per noi, Madre del Creatore, prega per noi, Madre del Salvatore, prega per noi, Madre di Misericordia, prega per noi, Madre Prudentissima, prega per noi, Vergine degna di onore, prega per noi, Vergine degna di lode, prega per noi, Vergine potente, prega per noi, Vergine clemente, prega per noi, Vergine fedele, prega per noi, Specchio della Santità Divina, prega per noi, Sede della Sapienza,
prega per noi. Causa della nostra letizia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora tutta consacrata a Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre di Davide, prega per noi. Torre d'Avorio, prega per noi. Casa d'oro, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei veri cristiani, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato originale, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Santo Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberici da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Amen. Ed ora una supplica a San Michele Arcangelo, che ci difendi e ci liberi da ogni male. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro sostegno contro la malvagità e le insidie del diavolo. Noi supplichiamo che Dio glielo comandi, e tu, capo dell'esercito celeste, con la potenza divina, caccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano nel mondo per la perdizione delle anime. Amen. A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione, ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio insieme a quello della tua Santissima Sposa. Per quel sacro vincolo di carità che ti strinse all'Immacolata Vergine Madre di Dio e per l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo con occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue, e col tuo potere aiuto soccorre i nostri bisogni. Proteggi, o provvido custode della divina famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo. Allontana da noi, o Padre amatissimo, la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo. Assistici propizio dal cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore, e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità, e copri ciascuno di noi con il tuo patrocinio, affinché col tuo esempio e col tuo soccorso possiamo virtuosamente vivere e pienamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen. Atto di affidamento a San Michele Arcangelo. Principe nobilissimo delle gerarchie angeliche, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli angeli giusti, Arcangelo San Michele, desiderando essere annoverato tra i tuoi devoti, oggi a te mi offro e mi dono. Pongo me stesso, la mia famiglia, il mio lavoro, gli amici e quanto mi appartiene sotto la tua vigile protezione. Assistimi in tutte le mie necessità e ottienimi il perdono dei peccati, la grazia di amare con tutto il cuore il mio Dio, il Salvatore Gesù, la mia dolce Madre Maria e tutti gli uomini miei fratelli che incontro sul mio cammino. Difendimi dal male, proteggimi nei pericoli, illuminami nelle scelte, affinché possa compiere sempre la volontà del Padre che è nei cieli, per l'avvento del suo regno.
Assistimi specialmente nell'ultimo istante della mia vita. Vieni in quell'ora, o glorioso arcangelo, e difendimi da quell'angelo prevaricatore superbo che hai prostrato nel combattimento in cielo. Presentami al trono dell'Altissimo per cantare con te, arcangelo San Michele, e con tutti gli angeli, lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli eterni. Amen. E adesso, che si sta facendo notte, qui il tramonto di oggi, 15 di marzo 2020, recitiamo la coroncina della Divina Misericordia, come stamattina, dicendo queste frasi salvifiche. Ma prima il credo apostolico, il Padre nostro, il credo apostolico e l'Ave Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la rimissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Diciamo insieme, Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Ed ora ripetiamo: per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero.
Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue e acqua che scaturisce dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Gesù, confido in te, ora e sempre. Amen. E la benedizione di Gesù, scenda su tutti noi e su noi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, un bacio a Gesù. Gesù sì nella mia mente, Gesù sì nelle mie labbra, Gesù sì nel mio cuore. Amen. E da qui è tutto. Al prossimo video. Se Dio vorrà, domani. Se non vorrà, ci vedremo nell'aldilà, sempre se ci affidiamo a Gesù, che vivremo in eterno. Vivremo per sempre, perché Gesù è la resurrezione dai morti. Gesù è la resurrezione nostra. Gesù è la speranza nostra. Gesù è la salvezza nostra. Ricordiamocelo. Solo Gesù è la nostra salvezza. Non c'è un'altra persona che ci può salvare in fuori di Gesù. Capimola sta faccenda, perché è importantissima per noi, per la nostra salvaguardia dell'anima. Ci abbiamo bisogno tutti di Gesù. Quindi affidiamoci a Gesù, confidiamo in Lui e recitiamo sempre, tutti i giorni, il Santo Rosario, specialmente in questo tempo di questo virus maledetto. Ecco. Ciao. E su col morale. A posto. Ritorno a casa.